torniamo qui in studio per continuare a parlare di Umbria, ovviamente. Parliamo nello specifico dello scoiattolo rosso, che è presente un po' in tutta Italia, nelle nostre foreste. È un animale molto importante per l'equilibrio dei nostri boschi, ma ultimamente è minacciato da vari fattori. E vogliamo parlarne, proprio soprattutto per lo specifico umbro, in compagnia di Daniele Paoloni, naturalista e technical manager del progetto Life You Save Reds. Benvenuto. Ciao Emanuele. Ciao Daniele. Allora, innanzitutto facciamo un piccolo cappello introduttivo su quelle che sono le specie di scoiattolo presenti in Umbria in questo momento. Sì, in Umbria sono presenti due specie di scoiattolo. Una specie che è la specie autoctona, ovvero quelle specie che naturalmente sono presenti in una determinata area geografica, che è lo scoiattolo comune, che è conosciuto più frequentemente come scoiattolo rosso, che è una specie tipicamente forestale, ma che vive anche in parchi e giardini in città. E l'altra specie è una specie alloctona, ovvero quelle specie che sono state introdotte per mano dell'uomo più o meno volontariamente, in questo caso in maniera volontaria. E questa specie è di origine nordamericana, vive dal Golfo del Messico fino al Canada, per capirci, quindi ha una grande abilità nello sfruttare tutti i tipi di ambienti, tutti i tipi di climi. Anch'essa è una specie forestale, ma si ritrova anche all'interno delle città. E lo stiamo vedendo ora, a destra scoiattolo rosso, a sinistra scoiattolo grigio. Lo scoiattolo grigio si può vedere come la caratteristica principale sia questa banda bianca esterna sulla coda, che lo fa riconoscere dalla nostra specie, che ha tipicamente invece dei ciuffetti sulle orecchie, ha questo mantello uniforme, non grigio argento come lo scoiattolo americano, anche se il suo nome rosso comunque può portare fuori strada, visto che può essere marrone, nero e appunto anche rosso mattone. Li ho visti proprio spesso dalle mie parti nell'Appennino del Nord, abbastanza scuri di colorazione. Sì, sì. Effettivamente. Pare che nell'ambiente montano siano più scuri. Ecco, vedi, vedi. Allora, ma parliamo dello scoiattolo rosso in Europa in generale. Quali sono le minacce preponderanti e qual è la sua comunque importanza nel ruolo dell'ecosistema boschivo? Lo scoiattolo rosso è presente in tutta Europa, questo dobbiamo dirlo, è una specie molto diffusa, è una specie però minacciata da due fattori soprattutto. Uno è il disboscamento, quindi il consumo e frammentazione degli habitat forestali. Il secondo è la presenza di una specie americana, appunto lo scoiattolo grigio, la specie di cui parlavamo prima, che tende a sostituirlo in un processo di competizione che dai tecnici viene anche chiamato esclusione competitiva. Ecco, spieghiamolo meglio, perché almeno capiamo quali sono i fattori che portano a rendere quello grigio così competitivo verso quello rosso. Certo. Lo scoiattolo grigio intanto è in grado di consumare le ghiande, cosa che il rosso riesce a fare con difficoltà, perché nella ghianda sono contenuti dei tannini che risultano indigesti allo scoiattolo rosso. Per cui questa capacità, oltre al fatto che lo scoiattolo grigio è molto più grande della nostra specie, è circa il doppio della nostra specie, fa sì che diciamo vi sia questa sostituzione causata dal fatto che lo scoiattolo grigio è anche in grado di andare a rubare, tra virgolette, quelle risorse che il nostro scoiattolo mette da parte per farsi trovare pronto alla riproduzione. Quindi praticamente la femmina di rosso, non alimentandosi bene durante l'inverno, non riesce ad andare in estro, così che non si riproduce. Saltando la riproduzione un anno, due anni, chiaramente la popolazione di rosso va a scomparire, certo, va a estinguersi. Perché invecchia progressivamente senza avere senza però un riprodursi. Ricambio generazionale. E certo. Oltre questo, la femmina di rosso produce meno piccoli, quelli che produce possono morire di più e in particolare hanno delle difficoltà i giovani quando vanno a spostarsi su nuovi territori. L'esplorazione di nuovi territori è resa difficile dalla presenza di questo scoiattolo grigio, che vive a densità molto più alte del, molto più alte del nostro scoiattolo. E quindi è un problema anche proprio di densità, di popolazione. Sì. Riassumendo, quali sono secondo te e voi che fate questo bellissimo progetto di conservazione, quello che ci si dovrebbe aspettare, quello che, che si deve fare attualmente per poter salvare il nostro scoiattolo rosso in generale? Beh, noi in generale abbiamo bisogno di molto supporto da parte dei cittadini. La sensibilizzazione è un punto sicuramente fondamentale in questo processo, perché noi non dobbiamo dimenticarci che ciascuna specie si è coevoluta in quegli ecosistemi in cui è nata, quindi ha diciamo messo in piedi delle relazioni che sono uniche e non replicabili. Quindi se perdiamo una specie autoctona
Non è detto che la specie alloctona faccia le stesse cose. Questo però purtroppo non è facile farlo capire ad un pubblico, diciamo così, ad un pubblico ampio, per cui la nostra capacità sta anche nel far capire queste dinamiche spesso difficili. Si valuta semplicemente la bellezza di una specie, non la sua funzione in un ecosistema. È molto importante questo. C'è qualcosa che possiamo dire ai cittadini umbri, ma non solo, per potervi aiutare in questo senso, anche nelle vostre ricerche? Qualcosa, qualche segnalazione che possono farvi, per esempio? Sì, certamente sì. Noi abbiamo messo in piedi un sistema di, diversi sistemi di segnalazione, in collaborazione anche con altri progetti LIFE. C'è un'app dedicata per questo, dove si possono segnalare le due specie di scoiattolo. Ci sono dei forum sul sito web del progetto, c'è un portale sul sito di Regione Umbria.